la stazione di Bologna, un luogo di incontro dove persone diverse, magari per pochi istanti o anche di più, vengono a condividere un luogo, uno spazio, un percorso, un binario, una sala d'attesa. Ciao, mi chiamo Emma e frequento la classe quinta A della scuola primaria di Rassignano, Rita Levi Montalcini. Oggi sono qui per spiegarvi la realizzazione del nostro documentario, Gocce di Memoria, a cui abbiamo lavorato quest'anno insieme alle nostre insegnanti. Ciao, io mi chiamo Vincenzo e vorrei continuarvi a parlare del nostro progetto. Dopo l'esperienza in stazione, abbiamo ripensato spesso ai racconti di Agida e Paolo e abbiamo deciso che sarebbe stato bellissimo far rivivere le storie che ci avevano narrato attraverso di noi. Ed ecco che ora racconteremo attraverso le nostre voci un fatto accaduto tanto tempo fa proprio qui. E partecipare a questo progetto è stato bellissimo. Innanzitutto perché ha rappresentato una crescita per tutti noi, ma anche perché ci ha permesso di scoprire qualcosa che ha un valore davvero inestimabile, perché non si può comprare, ed è l'importanza di coltivare la memoria, l'importanza di capire, di condividere il dolore altrui, di saperlo abbracciare, di dare qualcosa di noi anche agli altri. Cosa c'hai da dirci riguardo a quel berrettino? Lo regalo ai ragazzi, è il minimo che posso fare.